Allora, mister, partita, come dire, insomma, difficilissima, protagonista, tra l'altro, obbligano a venire a cercare di fare un pochino pieno, proprio Lanzaro, quindi insomma ci sarà anche da soffrire, Beh, credo che presentare il Lecce sia superfluo, tra virgolette, perché comunque, come sempre, parlano i numeri. Una squadra costruita per vincere, che secondo me anche col mercato è quella che si è completata meglio. È chiaro che loro verranno qui per vincere, però noi abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di continuare il nostro percorso e ce la metteremo tutta per ottenere un risultato positivo. invece, come diceva, è parzialmente rinnovato, già due acquisti immediatamente pronti, probabilmente a cui arriveranno, questo ci interessa di meno, insomma, se li aspetti in campo questi due acquisti. Questo non lo so, al di là se giocano loro o giocano gli altri, comunque la forza di questa squadra sta nel complesso, una squadra forte in tutti i reparti, una squadra completa e quindi credo che per ogni ruolo abbiano due giocatori importanti, quindi a prescindere di chi giocherà sicuramente ci sarà una grande squadra di fronte a noi e noi dovremo essere bravi a cercare di limitarli e cercare di far male quando sarà possibile. Che tipo di gara si aspetta? Perché invece, vedendo i numeri, è una squadra particolare, nel senso che è quella che ha fatto più punti fuori casa e quindi è una squadra che riparte anche bene, probabilmente, ed è una squadra che colpisce alla prima occasione. Per esempio, pensando alla gara dell'Atleti, un Catanzaro diverso, Catanzaro per 40-45 minuti ha tenuto in mano le redini del gioco, però poi Lecce colpiva alla prima occasione un po'. Quindi, che tipo di gara si aspetta? Loro che terranno il marito del gioco oppure il contrario? Ma io credo che loro devono venire qui per vincere, è chiaro questo, e faranno di tutto per vincere, quindi metteranno in campo quali sono le loro armi. Però di fronte dovranno trovare un Catanzaro forte, quindi più che aspettarmi qualcosa da loro, mi aspetto una grande partita da parte dei nostri giocatori. E quindi dai, domani sera vedremo. Se sta venendo invece a Catanzaro, lei in settimana sta provando spesso, come ci è sembrato, una formazione con un 4-4-2, probabilmente si va verso questo modulo, insomma, ancora c'è qualche No, no, voglio decidere bene domani mattina perché la settimana scorsa abbiamo lavorato sul 3-4-3 e questa settimana abbiamo lavorato più sul 4-4-2, ma dobbiamo essere pronti a tutto e quindi, come ho detto prima, al di là della disposizione in campo mi aspetto un grande Catanzaro. Rispetto alle settimane scorse stiamo un po' meglio, anche perché abbiamo recuperato dei calciatori. L'unico rammarico che ho è il fatto di non essermi potuti allenare bene, in quanto le condizioni del campo ci hanno proprio spezzato la settimana. Non posso sicuramente completare il lavoro, anche perché, come vedete oggi, il campo è quasi allagato, quindi dovremo fare di necessità virtù. Senta, mister, sempre riguardo a Catanzaro, lei continua a proporre la coppia di centrocampisti formata da Carcione e Maita, no? Cioè, a noi ci sembra, insomma, che abbiano qualche difficoltà i due a coesistere, lei, insomma, ritiene che invece possano continuare Certo, se li faccio giocare è ovvio per me. a coesistere. Non c'è il rischio che in questo modo, in qualche modo, vengano penalizzate un po' le prestazioni, forse anche in tutte e due, non solo in No, 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 Giovanni. non credo, non credo. Perché inevitabilmente bisogna parlare del mercato, insomma, qua continuano a passare i giorni, continuano ad arrivare i giocatori, insomma, sì, è arrivato uno, erano ben altri, forse dovevano arrivare, lei continua a progressare l'abilità, no? Sì, perché cioè, rispetto all'ultima volta, quello che è passata un po' una settimana, però noi sugli obiettivi che ci siamo posti con il presidente e con il direttore ci stiamo lavorando, quindi poi vediamo cosa succede entro la fine del mercato.
la società è attiva, il direttore è attivo, quindi aspettiamo con fiducia. Ci crediamo ancora, ci credete ancora la possibilità di arrivare qua senza lui? E come ho detto prima, noi i nostri obiettivi li abbiamo individuati, il direttore e la società stanno lavorando, vediamo quello che succede da qui alla fine. Posso chiedere una cosa? A me è sembrato di notare una certa discrepanza tra le sue parole e quelle del direttore, di Lasciateo. Lei parlava di quattro acquisti, il direttore invece parla di soltanto uno, tra l'altro anche un colore diverso, un attaccante continua a dire ancora un attaccante esterno, nonostante sia arrivato un coso. Non è che c'è questa discrepanza, non è che no. Non abbiamo capito male noi. Non c'è nessuna discrepanza. Siamo pienamente in sintonia col direttore, col presidente, quindi aspettiamo, dai. Lei continua a dire che insomma servirà... Che lo sto dicendo. No, dico, servirà anche un terzino, un mediano, come per la sostituzione di Marco, quello che aveva detto. No, io ho detto che dovevamo prendere una punta, un esterno d'attacco, un ragazzino da poter mettere dietro Esposito, da esterno basso, e poi un altro giocatore che dovevamo vedere chi poteva essere. In relazione alla situazione di banco, quindi è già arrivato Mancoso, quindi per noi un esterno, vediamo quello che succede. Comunque lasciamo lavorare la società, che vediamo fra 3 giorni, poi tireremo le somme.